abbiamo avuto l'ok anche a far vedere queste prove tecniche di trasmissione. Ovviamente si tratta di alcune prove, quando partiremo ufficialmente sarete sicuramente allertati. Allora, partiamo dal mercato. Il mercato che sta cercando, dopo la giornata di ieri, è partito basso, è partito leggermente poco sotto i massimi e poi è andato a fare. È andato un po' più giù, sempre sul primo quarto, però sul quarto più alto della barra della giornata precedente. E adesso sta riprovando e sta cercando di andare nuovamente verso l'alto, andare a infrangere i massimi di ieri. Ovviamente ciò che pesa è la scia di Wall Street sul mercato, la chiusura positiva di ieri, il taglio epocale, come l'ha definito Donald Trump, il presidente, al mercato. Anche se i prezzi oramai sono davvero cari e quindi i rendimenti sono molto alti. Che cosa sta succedendo? Allora, partiamo con l'ottica Intermarket. Il rame perde lo 0,18%, 2731, però occhio ai metalli ferrosi, perché lì la spinta rialzista inflazionistica sta partendo su tutto il resto dell'Intermarket e dei metalli non ferrosi. Il petrolio 53,35, e questo è stato lui il locomotore dell'inflazione. Due paesi, Arabia Saudita e Iran, si mettono d'accordo per far rialzare i prezzi sotto la regia della Russia e ce lo ritroviamo da 27 dollari a barile a 53,36 dollari. Il DAX 004, più o meno si muove come ci muoviamo noi quest'oggi. Ovviamente la variazione percentuale nostra è più significativa perché non ha preso tutta la parte dopo la chiusura con Wall Street aperta. L'Eurostoxx è invariato, ancora il Dow Jones, le indicazioni che arrivano dai future del Globex, aperti 24 ore su 24, l'apertura ufficiale ci sarà invece alle 15.30 a 21.095, l'euro-dollaro 1.0589, meno 0,21%, il Bund meno 0,05, perde qualche cosina, 164,85, il float quality relativo alle elezioni olandesi, alle elezioni francesi che sono imminenti, per oggi non c'è. Il FIB 19.390 più 0,47%. Il cable 1.22,74, l'oro perde qualcosina, non è quindi giornale da risk off, meno 0,46%, con evidentemente il dollaro che si è apprezzato a 1.05,27. Indicazioni che arrivano da Wall Street, per ora sui mercati finanziari si dice che la mattina l'S&P 500 è mosso dagli europei e comunque fa 2.391, dollaro yen 114,22, quando ormai la chiusura in Asia è archiviata. Colleghiamoci con lui, Pietro Di Lorenzo. Pietro, ci sei? Giuseppe, buongiorno, in bocca al lupo anzitutto, ti vedo in gran forma, Buongiorno a te. nonostante Allora, le prove. siamo in modalità prova, siamo in modalità prova tecnica, eh? Corno di cavallo, ferro di cavallo, Siamo veramente una in grande modalità sorpresa. prova tecnica. Allora, Pietro, partiamo dal mercato. E alla fine Wall Street ci ha trascinato verso l'alto, corretto? Assolutamente sì, in 2 giornate abbiamo ripreso tutto il ribasso che avevamo preso nei primi 2 mesi dell'anno. Se ci pensi è abbastanza, come dire, curioso che si soffra tanto per 2 mesi e poi in 2 giorni i prezzi tornano sui livelli di inizio anno. Quindi la verità è che il mercato italiano questi primi 2 mesi ci ha fatto abbastanza impazzire. Pensa per chi fa swing trading e ama prendere le posizioni nel. Si fanno profitti in questa fase, avendo la capacità di individuare che fanno storia a sé. Devi avere l'intuito, la capacità e il talento di trovare titoli che vanno indipendentemente dall'andamento dell'indice. Quali sono questi titoli? STM, Brembo, ricordati, quindi anche non storie adrenaliniche super volatili, ma storie su cui ti metti in carrozza e vai fino in fondo. Quindi un mercato italiano un po' asfittico, ma speriamo che questa rottura del primo del mese abbia in qualche modo calamitato il nuovo interesse acquirente sul nostro mercato e facciamo un po' più divertente e brillante. Bene, allora, per quanto riguarda il book, siamo a 19.385 in denaro, 19.390 in lettera, 7 contratti,
In denaro 12, 13 gli operatori che vogliono comprare, 12 gli operatori che vogliono vendere, 11 i contratti. Andiamo sull'intraday del FTSE MIB. Ancora, vedete la carrellata verso l'alto che è stato fatto sul grafico a 5 minuti. Ci stiamo riportando poco sotto la resistenza. Siamo a pochissimi tick, a 19.385, quindi a 3 tick circa dai massimi assoluti, i massimi giornalieri a massimi assoluti, ovviamente la giornata di oggi. Il grafico a 5 minuti del FTSE MIB, eccolo qui, che si muove poco sotto i 19.4, 19.385 invece, sempre la lettera. Le indicazioni che arrivano sulla condizione multiframe, sulla visualizzazione del multiframe, prevede un grafico a 5 minuti che tende a essere positivo e quindi a cavalcare, a cercare di rompere i massimi. Sul minuto il grafico si è girato, sul grafico a 15 minuti è in tendenza positiva dalle ultime 3 barre, sul grafico a un'ora ci muoviamo all'interno di una barra inside e forse sarà questo il segnale che arriverà ai trader, la rottura della barra sui massimi e il tentativo di superare quello che è il massimo del giorno precedente e allungare ancora verso l'alto. Sul grafico a 24 ore abbiamo detto Pietro, però oltre che per commentare i mercati, noi oggi siamo qui per un'altra, perché il 30 marzo tutti 31. devono, il 31 marzo, scusa, il 31 marzo tutti devono essere a Napoli. Per quale motivo, Pietro? Perché per un giorno Napoli diventa il centro della finanza operativa. Tutti i nostri anche colleghi, amici, si riuniscono a Napoli il 31 marzo per mettersi alla prova. Anzitutto per mostrare quello che loro fanno tipicamente ogni giorno da casa. Ecco, c'è un problema di connessione in questo momento con Pietro Di Lorenzo. Pietro? Pietro? Sì, adesso sì, ti sento a tratti. Vai Pietro, ti sentiamo solo in audio. Sì. Il trading floor. Vai. Pietro? Adesso c'è un problema tecnico, allora io pregherei, allora facciamo così, pregherei la regia di sospendere un attimo la diretta e poi ritorniamo subito dopo che è un Pietro che ci dice quello che succederà a Napoli. Ok, ripetiamo Napoli, Pietro? Sì, sempre, sempre. Vabbè, ovviamente ci sarà il link, vai. Ecco, sta andando il video. Mi fate capire quello che sta succedendo, raga? Non ho capito. Regia. Ci vuole un caffettino. Ma chiami casa fredda, con latte e cavapparte, come sempre. Ma io faccio il mercato in un casino, stai scendere. Faccio il suo bel caffè. Andiamo. Ma che Amore, il mercato. Non ti affidare solo alla fortuna. Impara a fare trading a Investing Napoli il 31 marzo. Iscriviti gratis su www.investingnapoli.it.
ritrovati. Allora, cioè, vediamo se c'è ancora Pietro. Pietro? Abbiamo perso Pietro sul mercato, abbiamo perso Pietro via Skype, adesso a questo punto pregherei la regia di tornare di nuovo per ripristinare il collegamento con Pietro. Viaggiando sul mercato, abbiamo tentato, stiamo cercando l'aggancio a 19.400 punti, e diventava complicato raggiungere questo livello e abbiamo avuto più di qualche difficoltà, meno 0,40, più 0,49%. L'euro dollaro meno 0,18%, il Dow Jones più 0,04%, il crudo oil 53,4% sul singoli time frame, tentativo di attacco ai massimi del giorno 19.395, 1.395 sul time frame anche a 15 minuti, stiamo cercando di superare i massimi di giornate, comunque il punto di riferimento rimane sia la barra giornaliera, sia che sia la barra giornaliera che la barra a un'ora. Passando invece a quelli che sono i singoli titoli, Eurox più 2,55, ricordati più 1,54, Leonardo più 1,27%, UniCredit più 0,99% e poi ancora meno 2,60 Luxottica, UnipolSai meno 0,87% e Prysmian meno 0,86, Banca Mediolanum meno 0,79%. Ancora Poste Italiane, andiamo a vedere sui singoli rialzi e sui singoli ribassi con il mercato che viene caricato. Eccolo qui, un tentativo di recupero. Questo è il grafico a 5 minuti. Conviene mettersi il time frame a 24 ore per registrare il daily e quindi meno 48,07, eccolo qui è Luxottica con una bella canale laterale che sta montando e potrebbe far accelerare la volatilità. UnipolSai meno 0,87%. C'è stato un significativo recupero, uno swing rialzista, ci muoviamo sempre all'interno della barra inside. Prysmian meno 0,90%. In flessione, eccola qui Prysmian con una barra contenuta all'interno della barra precedente. Poi abbiamo Banca Mediolanum meno 0,59%, quindi in leggera flessione. Dall'altro lato, IOX ricordati più 1,64%, Leonardo più 1,19%, UniCredit più 0,99%, Telecom Italia più 0,97%. Vediamo se è tornato il collegamento con Pietro. Pietro, ci sei? Sì. Abbiamo visto il video di questo evento. Allora, ricordiamo la data. La data è il 31 marzo, Ok, dove? venerdì, l'ultimo venerdì di marzo, e saremo insieme a oltre 45 relatori che ci parleranno di trading, ma non solo. Avremo anche una sala dedicata agli investimenti alternativi, quindi parleremo anche di commodities o piuttosto a chi ha le prime armi e si vuole avvicinare a questo mondo in maniera, come dire, curiosa. Quindi un appuntamento credo imperdibile e naturalmente gratuito. Ci sarà anche online, abbiamo fatto il record degli espositori, ce ne saranno 10 tra i principali player italiani, oltre a 35 partner prestigiosi che ci saranno. Ti preannuncio edizione imperdibile. Ecco, Pietro, parliamo dei relatori. Ci sai dire piano piano, il primo relatore in ordine chi è secondo te di apparizione? O come te le ricordi, insomma? No, Scusami, Giuseppe, perdona, ripeti dei che non relatori, sento. ti chiedevo dei relatori. Ah, i relatori, Sì. benissimo, i relatori saranno 45. Sul sito puoi andare a vedere, tutti possono andare a investinapoli.it, quali sono i nomi più importanti del mondo del trading. Quindi, tipicamente Giovanni Pizzi, Davide Biocchi, Giovanni Capitani, per la prima volta, con molto piacere abbiamo. Insomma, adesso non voglio fare nessuno.
dimenticando di citarlo, ma insomma Tosoni, diciamo secondo me il top. Io ho fatto la seguente scelta, ho pensato alle persone che mi piace seguire, mi piacerebbe seguire live e ho deciso di invitarle, quindi credo che sarà un appuntamento assolutamente imperdibile, vedere i migliori all'opera è sempre una cosa interessante, credo. Poi soprattutto se c'è un moderatore di eccezione. Piacere, diciamo così, al moderatore. Allora, ecco, invece riguarda la distribuzione delle singole sale. Sì, la distribuzione di singole sale ha un'importante novità, i workshop saranno più brevi, un'ora anziché 90 minuti, perché abbiamo l'obiettivo di offrire un'offerta a 365 gradi. E allora per capirci si andrà da uno speech nel quale si capirà quali sono le banche più solide. E la domanda quasi mi viene fatta, ripeto, ma questa, cioè il conto qua, è sicuro che non incorro in pasticci? Quindi faremo uno speech ad esempio con il professor Santozzo, che è un ordinario dell'Università di Napoli, che ci spiegherà come scegliere la banca migliore. Poi passeremo ad esempio uno speech nel quale si contrapporranno consulenza finanziaria indipendente e consulenza a parcella. Qual è la migliore fra le due soluzioni? Bene, allora Pietro, allora se sei d'accordo, ci risentiamo domani, sempre in modalità prova tecnica però, sempre in modalità prova tecnica, però io volevo condividerle con voi queste prove tecniche, sinceramente, le volevo condividere con tutti gli amici, con tutte ovviamente le difficoltà, però volevo condividere anche le prove. Allora, grazie Pietro, ci aggiorniamo a domani con te, io però coinvolgerei in studio Annalisa Lo Spinuso, buongiorno a te Annalisa.